Siamo in compagnia di Gigi Marinelli, coach dell'Allianz Udas. Coach, è stata una partita tiratissima, l'Olimpica ha fatto una bella partita, è stata equilibrata sino alla fine, però alla fine ha vinto l'Udas, due punti pesantissimi. Sì, sono contento innanzitutto perché abbiamo ribaltato i pronostici, visto che nelle scorse edizioni finiva sempre uno pari, quindi questa volta abbiamo fatto 2-0, però onore all'Olimpica perché ha fatto una buona partita maschia, infatti il punteggio molto, molto basso, e noi come all'andata siamo stati in partita e poi gli ultimi minuti abbiamo fatto quel qualcosina in più forse in difesa per aggiudicarci la partita. La difesa dell'Olimpica a uovo mi ha messo un po' in difficoltà, soprattutto Darby oggi era in serata. Sì, la difesa, vabbè, ci aspettavamo quella difesa, sapevamo, ma anche noi comunque abbiamo fatto un'ottima difesa. Darby ci ha messo in difficoltà, lo avevamo sfidato un po' più al tiro, invece i primi quarti comunque ha segnato sempre, poi abbiamo cambiato qualcosa portando più in penetrazione e chiudendo più le sue penetrazioni, alla fine abbiamo trovato la chiave per vincerlo. È stata anche la vittoria del carattere, lui da essere rimasta sempre incollata alla partita, poi nel finale ma è uscito fuori Malat con quelle due triple. Sì, ripeto, come l'andata o così come le vittorie che abbiamo ottenuto in casa col Foggia oppure a Vieste o a Manfredonia, nei minuti finali la squadra è diventata più compatta e siamo riusciti a fare i punti, insomma. Coach, l'aveva già detto lei, è la prima volta, il primo coach che vince due derby su due, che effetto le fa? Mi fa piacere, a prescindere da questo, mi fa piacere aver vinto gli altri derby e quindi devo dire che sono soddisfatto di queste vittorie e di quello che stanno facendo i ragazzi in settimana. Siamo con grazie il coach dell'Olimpica Giovanni Gesmundo. Coach, è arrivata la sconfitta in questo derby, un derby ben giocato dall'Olimpica, è stata sempre, quasi sempre in vantaggio tranne alla fine dell'ultimo quarto nel momento decisivo, ecco quanto brucia perdere un derby così? Tu mi fai spesso questa domanda e io ti rispondo sempre alla stessa maniera, cioè quando perdi ovvio che non ci rimani felice, però di contro io devo assolutamente guardare il bicchiere mezzo pieno, e cioè che è quello di quanto abbiamo fatto vedere in campo, cioè buona organizzazione, buone soluzioni offensive, ottima difesa, infatti abbiamo ottenuto l'Udas mi sa 60 punti se non erro, che è una squadra che ha oltre 75 punti di media, quindi io sono contento, tra virgolette, perché ovviamente a noi servono i due punti, non per il derby, ma per il playoff, che è il nostro obiettivo. Infatti io ai ragazzi ho detto sì, è un derby, ma noi l'attenzione la dobbiamo mettere al nostro obiettivo, che è il playoff. Quindi vorrei i due punti non per vincere il derby, ma per raggiungere quello che è la nostra idea di obiettivo. Va. Oggi partita preparata nei minimi dettagli, difesa a uomo, Milo sei quasi sempre su Malat, De Giorgio su Voss, poi c'è stato Derby che comunque stava facendo la differenza. Sì, Derby purtroppo ho avuto poco spazio per farlo riposare, alla fine è arrivato un po' stanco, però come sempre sta facendo il suo, ma tutti i ragazzi hanno giocato alla grande. E sì, in difesa abbiamo fatto principalmente uomo, ponendo attenzione alle uscite dai blocchi di Malat che all'andata ci hanno un po' fatto male, però anche abbiamo poi nel terzo quarto mischiato un po', facendo delle azioni a uomo, delle azioni a zona, delle azioni miste, un po' per mischiare le carte. Loro sono stati bravi a capitalizzare nel momento in cui noi abbiamo avuto tre possessi sul 51-50 per noi, di mettere un gap fra noi e loro, sono stati bravi poi loro a trovare invece il canestro che ha dato il via, però poi io penso anche al canestro da metà campo di Ulano e noi abbiamo perso di 4 punti alla fine. Ecco coach, ripercorrendo un po' la gara, dove ha perso la partita all'Olimpica? Nell'ingenuità, abbiamo fatto delle palle perse che si potevano evitare, e abbiamo sbagliato qualche tiro libero di troppo e poi qualche tiro aperto da tre punti non è andato dentro, che solitamente mettiamo, non è andato dentro. Però alla fine in queste partite qui è difficile essere perfetti, perché c'è molta tensione, c'è grande pubblico, quindi qualche sbavatura la devi mettere in conto. Infatti se tu fai caso, sia noi che loro abbiamo avuto dei momenti di impasse, diciamo così.
però è stata una bellissima partita, entrambe le squadre hanno dimostrato un buon basket, buon gioco di squadra, buone collaborazioni, ottima difesa perché tutte e due le squadre hanno tenuto le rispettive a un punteggio basso. Niente, andiamo avanti, sabato proviamo a prendere due punti che per noi sono fondamentali per arrivare ai playoff. Abbiamo altre 5 partite, tutte e 5 scontri diretti, tutte e 5 finali, e vediamo un po' cosa ne viene fuori. Sì, appunto coach, adesso comincia accantonato il derby, comincia un periodo duro, incontrerete le prime della classe Vieste, Manfredonia e Foggia. Sì, in realtà il nostro periodo duro è iniziato dalla prima di ritorno, però sì, niente, non puoi farci niente, questo è il calendario e devi provare a vincere almeno 2 o 3 partite di queste 5 per essere tranquillo e cercare di capitalizzare gli sforzi che stiamo facendo da più di un mese a questa parte, anzi direi anche un paio di mesi, insomma, per migliorarci e arrivare poi a dimostrare quello che stiamo dimostrando. A parte la sconfitta, secondo me è lampante i miglioramenti che abbiamo fatto se ci guardiamo indietro dall'inizio dell'anno. Grazie coach e complimenti per la prestazione. Grazie a voi.